Ciao, sono Nico Livetti, titolare della dittarte verde. In questo breve video voglio mostrarti un po' più da vicino alcune composizioni realizzate con le piante stabilizzate. Iniziamo con il lichene. Qui abbiamo dei quadri. Questo è un 35x35 verde chiaro. Questo è un 22x22 color nature, eh, panna. Al tatto è freschissimo, morbidissimo e ha un, anche un odore molto, molto gradevole. È veramente un piacere toccarlo. Eh, qui abbiamo una mattonella del 75x75 con una cornice bianca eh, lavorata ed è lo stesso lichene praticamente che abbiamo sul quadro del 35x35. Questa è una sfera di color rosso, diametro 25x25, vanno praticamente dai 15 cm ai 55 cm di diametro, disponibili in diversi colori che poi vedrete. Questo è un quadro base flatmos con eh, quello scuro, il muschio più chiaro è il polemos, capelvenere e felci e il ramo, il ramo in legno. Questo è un quadro 22x22 con eh, muschi, eh, baby blue e, e polemos, il muschio è sempre la zolletta, un cono in polemos e ortenzia. Questi sono tutti i colori eh, disponibili per quanto riguarda il, il lichen stabilizzato. Può essere colorato in tutti questi, tutti questi, in tutti questi diversi colori. Come vedete, poi vedrete il mio logo, come l'ho fatto. Questo è un quadro sempre 22x22 con muschio e papiro. Questa è una mattonella eh, ideale anche per realizzare intere pareti, eh, sempre base flatmos, eh, polemos, queste zollette che vedete più chiare, sempre muschio e polemos, capelvenere e varie specie di felci. Eh, Dall'aspetto sembra sembrano veramente vive queste piante. Molti che, che vedono queste composizioni mi chiedono cosa come si mantengono, come. Vanno irrigate, che cosa bisogna farli? Assolutamente niente. Cioè l'aspetto rimane questo per oltre, oltre dieci anni, veramente fantastico. E anche l'odore è un, un odore molto molto gradevole. Vedete i dettagli. Qui passiamo ad un jumbo Juniperus. Questi sono dei ginepri applicati sulla parte legno eh, che è un jumbo, una, un jumbo sudamericano. Splendida. Questo è un cubo, il cubo è sempre color verde chiaro. Un cubo di lichene è 25x25, 25, anche questo qui va da 15x15 15 a 55x55. 55, dimensioni sono davvero tante. Qui passiamo al bonsai. Come vedete, un bel esemplare è un ginepro. Un ginepro applicato a questi due tronchi su un vaso di color bianco. La base è ricoperta da, da muschio. Vedete anche questo? Che, che bel aspetto che ha ed infine andiamo andiamo. A vedere il mio logo, questo come vi dicevo è il logo: eh, abbiamo realizzato questo logo tutto completamente il lichene, la base color eh, nature, il, color, il lichene chiaro, e il, una la, una tonalità di verde ed il nero. Con questo abbiamo realizzato il mio logo. Bene. Spero che questo video possa esserti stato utile per conoscere un po' più da vicino ed apprezzare un po' più da vicino che cosa sono le piante stabilizzate e come possono essere usate e sfruttate. Eh, ti ringrazio di essere stato con me fino a questo punto, spero che il video sia stato di tuo gradimento. Un abbraccio, ciao!